Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Il famoso programma, condotto dalla famigerata Maria De Filippi, ha da sempre portato numerose emozioni nelle nostre case. Nel programma si trattano davvero argomenti che toccano la sensibilità delle persone. Sapere inoltre che quelle narrate sono tutte delle storie realmente accadute rende il tutto ancora più straziante. Maria, commossa, ha parlato di una triste perdita. Oggi parliamo della drammatica storia di Valeria, giovane donna incinta morta di cancro subito dopo la sua partecipazione al programma. Lei era una ragazza semplice, di poco più di 20 anni. È stata invitata nel programma dalla stessa Maria De Filippi grazie alle parole del suo compagno. Quest'ultimo convinse la conduttrice ad accettare le sue proposte. Lui aveva pensato a tutto, voleva ringraziarla per via di tutto ciò che la ragazza faceva per lui ogni giorno. Lei era incinta di 8 mesi e purtroppo aveva il cancro. Il compagno decise di realizzare uno dei suoi sogni più grandi, ovvero conoscere Alessandra Amoroso. Lei e la donna diventarono perfino amiche e dopo la sua partecipazione al programma arrivò la triste notizia. Dopo solo qualche anno, le sue condizioni di salute peggiorarono notevolmente e la giovane ragazza non ha avuto le forze di combattere nuovamente questo terribile nemico. La famosa cantante è andata più volte in ospedale ad assicurarsi che la ragazza stesse bene. Dopo la triste notizia, Alessandra Amoroso aveva dedicato dolci parole alla ragazza, scrivendo: «Dolce notte, angelo mio! Un grande abbraccio a te che mi hai insegnato tanto. Vogliamo ricordarla tutti insieme. Lei ci ha insegnato a non arrenderci mai. Resterai sempre nei nostri cuori, Valeria. Grazie». Queste sono le parole strazianti della giovane cantante, dopo aver saputo che il terribile nemico di Valeria ebbe la meglio nella battaglia finale. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.